Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tutorial con una ricetta che è uno dei grandi classici della cucina italiana, ossia le lasagne alla bolognese. Andiamo a vedere insieme come si fanno. Per fare le lasagne alla bolognese ci servirà ovviamente il ragù alla bolognese, ci servirà poi la besciamella, il parmigiano grattugiato. Le lasagne, io utilizzo le lasagne già pronte, queste qui però potete anche farle fresche, e un pochino di latte. La prima cosa da fare è unire al ragù la besciamella. La quantità di besciamella rispetto al ragù sceglietela in base ai vostri gusti. C'è chi preferisce che le lasagne siano un pochino più rosse, chi preferisce che siano un pochino più bianche, quindi non c'è una regola fissa, dovete vederlo voi quello, seconda della vostra preferenza. Io più o meno faccio metà e metà, cioè la stessa quantità di ragù e la stessa quantità di besciamella, in modo che non ci sia una prevalenza di bianco o di rosso, ma che sia una cosa abbastanza equa. Però davvero quello è un gusto personale vostro. Poi andate a mescolare il ragù con la besciamella. Se volete potete già aggiungere un pochino di latte qua insieme al ragù e alla besciamella, io però non lo aggiungo in questo momento, io preferisco aggiungerlo poi dopo prima di mettere tutto in forno. Adesso il procedimento è davvero semplicissimo, perché vi basterà prendere il vostro tegame. Nel tegame andate a mettere le lasagne secche, le appoggiate e fate il primo strato. Sul primo strato andate a mettere subito un pochino di ragù con la besciamella. Io consiglio sempre di non esagerare troppo con le dosi, perché sono piatti comunque molto sostanziosi, quindi poi c'è il rischio che altrimenti siano troppo pesanti. Poi andate a fare un secondo strato così, e andate a mettere di nuovo sopra il ragù con la besciamella. Quindi è un procedimento veramente semplicissimo, perché si fa proprio in questo modo, si fanno gli strati e sopra ogni strato si va ad aggiungere il ragù insieme alla besciamella. Quindi è veramente una cosa facile, facile, facile. Continuate a fare tutti questi strati finché non arrivate all'altezza desiderata, quindi più o meno a filo del tegame. Facciamo questi strati così. Adesso che abbiamo fatto tutti gli strati, andiamo a mettere ai lati del tegame un pochino di latte, in modo che la cottura risulti poi più facile e risulti più morbida la lasagna una volta che sarà cotta. Quindi andiamo ad aggiungere ai lati del tegame un po' di latte, più o meno come quantità calcolate 2 bicchieri di latte. Adesso andiamo a mettere sopra il parmigiano. Adesso dobbiamo andare a cuocere in forno alla massima temperatura per 40 minuti, 45. Ecco, questo è il risultato delle lasagne alla bolognese. Direi che è un ottimo risultato, fanno un buonissimo profumo. Le ho già tagliate per farvele vedere il meglio possibile. Vedete, vi faccio un giro di giostra, così le vedete all'interno. Vi assicuro che sono molto morbide, hanno un ottimo profumo, quindi vado a mangiare e vi auguro buon appetito. Alla prossima, ciao a tutti!